si vedeva in video. Vabbè, ho un po' di problemini, ma niente di che. Chi mi segue nel gruppo Macramè Perline Sudace lo sa, ma niente di grave. Quest'anno sono davanti al presepe. L'alberello, come ho detto, non l'ho fatto perché l'ho regalato al palazzo. Dopo vi porto, ve lo faccio vedere. Le palle le hanno messe loro e io ci ho messo l'albero. Dunque, quest'anno non ho fatto in tempo a farlo. Ho messo le mie palle su una pianta, però vabbè, giusto per. Però ci tengo molto al presepe, anche perché questa casetta la fece mia mamma quando noi eravamo piccolini. Chiodi, due pezzi di sughero e ricordo, e ogni volta guardo il ricordo dei miei genitori. E vabbè, questo è il mio ricordo che ho di loro, e poi ho i ricordi naturalmente qui dentro. Ok, sono qui per augurarvi di vero cuore, e voi lo sapete che sono sincera in queste cose, di un buonissimo Natale. Speriamo che il 2021 sia molto meglio del 2020. Siamo in zona rossa, poi saremo in zona arancione, rossa, speriamo gialla per tutta la vita, magari bianca, così almeno non abbiamo tutti questi colori. Ok, ve lo auguro. Chi naturalmente mi segue e non è della mia stessa religione, vi auguro un buon 2021, sperando sinceramente che non sia come quello che abbiamo appena trascorso. Ok, va bene. Vi auguro veramente delle buonissime feste. La maggior parte le faremo via video chat. Io no, noi possiamo andare dai miei suoceri, perché siamo in due e loro altrettanto, pertanto non facciamo un assembramento. Però alle 22 sarò qui e partirò con le video chat con gli amici, magari con i parenti. Quest'anno va così, un Natale moderno da video chat. Però auguri a tutti quanti. E mi raccomando, il 31, che saremo tutti a casa perché c'è anche il coprifuoco, mi raccomando, facciamo del tutto per i scongiuri, anche se non ci credo più di tanto, però scongiuriamo che lasciamo questo 2020 e che non torni più un anno del genere. Ok, un bacione, adesso vi faccio vedere l'alberello. Come avete visto, vi ho fatto vedere l'alberello che ho regalato al palazzo e ne sono veramente felice. E con questa cosa vi rinnovo gli auguri per chi è cristiano come me, anche del Santo Natale, e se no, buone feste a tutte quante, soprattutto di un buon 2021, come già ho detto. Non perdetemi di vista qui, perché tra qualche giorno arriverà una sorpresa delle mie. Non è un tutorial, non è un vlog, vedrete, vedrete, sicuramente vi farà piacere. Un bacio, ciao ciao, auguri.